Di Montale, che si intitola Forse un mattino andando, cioè il titolo prende lo spunto dal primo verso. È una poesia epifanica di Eugenio Montale, premio Nobel, grande, poi più grande poeta del Novecento, e descrive una sensazione strana, diciamo metafisica. Cioè, cosa vuol dire metafisica? Vuol dire una sensazione che è fuori quasi del mondo, come se fosse un'esperienza di estraniamento, di uscita dall'esperienza quotidiana, no? Dice, forse un mattino andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case e colli per l'inganno consueto. Ed io, ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Forse un mattino. Allora, forse un mattino. Immaginate appunto una persona che in un mattino, in un'aria limpida come il vetro, no? Le giornate, quali sono le giornate limpide come il vetro? In cui l'aria proprio è tersa, non tanto a Milano, devo dire, non tanto, però limpida, trasparente. Secondo me sono un po' le giornate invernali, non so, gennaio, febbraio, cioè quelle giornate in cui per esempio la pioggia ha appena pulito l'aria, temporali, tempeste, neve. Appena pulito l'aria, allora appunto l'aria lì sembra tersa come il vetro, trasparente come il vetro, diafana, limpida. Ecco, forse dice, io un giorno, un mattino, andandomene in un'aria di vetro, quindi trasparente e tersa come il vetro, arida, arida, un'aria arida, cioè quindi asciutta, completamente asciutta. Pensate, una bella giornata di aria asciutta, a Milano è difficile perché c'è tanta umidità, ma asciutta. Rivolgendomi, quindi voltandomi, vedrò compirsi il miracolo. Quindi lui immagina di voltarsi e vede compirsi il miracolo. Qual è il miracolo? Qual è il miracolo? Il nulla alle mie spalle. Cioè, vuol dire che tutto quello che c'era prima non c'è più. Per esempio, mi copro qua perché, per esempio, mi volto e non vi vedo più. Dice, prof, ma è impazzito? No, è il nulla. È un'esperienza in cui io vedo il nulla alle mie spalle e il vuoto dietro di me. Che esperienza è questa? Esperienza metafisica, mistica. E però dice il vuoto dietro di me con un terrore da ubriaco. Bellissimo. Un terrore da ubriaco che è una metafora, vuol dire che il nulla mi prende come un ubriaco viene preso dall'angoscia. L'angoscia degli ubriachi è naturalmente è dovuta anche al vuoto, no? Nel quale possono trovarsi. Un'angoscia da ubriaco. Quindi il poeta appunto immagina che improvvisamente la realtà dietro le sue spalle scompare. Tutto scompare dietro, quindi il nulla, l'esperienza del nulla, l'esperienza più angosciosa che noi abbiamo, l'esperienza del nulla. E poi all'improvviso, come su uno schermo, quindi come su quello schermo, come su uno schermo, come su come al cinema. Improvvisamente, così come la realtà è scomparsa, così ritorna la realtà. Praticamente dice, poi come sullo schermo s'accamperanno di gitto alberi, case, colli per l'inganno consueto. Cioè ritornerà all'improvviso quella realtà che era scomparsa. Cosa vuol dire una realtà che scompare, affonda nel nulla e poi ricompare? E questa è l'epifania, è la rivelazione di una realtà dietro la quale c'è il nulla. Lo so che non è un discorso facile per voi, però cercate di capire cosa vuol dire che riscoprire la realtà a partire dal nulla. Voi non ci siete, poi ci siete. Io non ci sono, scompaio e poi ricompaio. Questa scuola non c'è e poi c'è. Cioè, speriamo, volevi dire che io ricompaio, giusto? No. Ah sì, no, giusto. No, perché ha detto io non ci sono, e tu speriamo. No. Ah sì, no, giusto. No, perché ha detto io non ci sono, e tu speriamo, e poi ricompaio. Ecco, se lo speriamo lo dici dopo lo scompaio, potrei anche offendermi. Invece, speriamo che ricompaio. Era bellissima questa, speriamo che ricompaia il professore, no? Appunto, magari un po' diverso, con più capelli. Allora, ho detto che non faccio battute durante questa. Però
questa spiegazione, visto che mi state filmando, allora poi appunto su uno, all'improvviso, quello che era il nulla si ripopola di palazzi, alberi, finestre, pensate, all'improvviso, come era scomparsa la realtà, così ritorna. Che esperienza è questa? L'esperienza d'ubriaco, l'esperienza da pazzo? Il poeta è un pazzo? Che cosa permette praticamente questo ritorno nel nulla della realtà, vedere il nulla dietro la realtà? Grazie. Ritorno, cioè permette di rivedere, attenzione, questa è la frase importante, non ti emozionare, di rivedere, io guardo su quella telecamera che mi sembra la più seria, il cameraman, di cui non facciamo nomi, solo cognomi, grazie Calvi. Allora, praticamente ecco, poi su uno schermo, come se si accamperanno gli oggetti di prima, per l'inganno consueto. Cosa consente il riaffondare la realtà nel nulla? Consente il fatto che la realtà ti ritorna come se fosse, vediamo un po' se lo capite, come se fosse la prima volta. Quindi io rivedo, per esempio, questa cattedra come fosse la prima volta, rivedo voi come fosse la prima volta, rivedo quell'albero come fosse la prima volta, perché? Perché prima è affondato nel nulla, con lo stupore di un bambino. Lo stupore quasi del fanciullino pascoliano. Questo vuol dire che all'improvviso, col terrore di ubriaco, io non vedo più la realtà e poi la rivedo. Quando la rivedo, è come se la realtà rinascesse la prima volta, con lo stupore di Adamo, no? Adamo che ha dato nomi alle cose, Eva e Adamo che hanno dato nomi alle cose originarie. Questo vuol dire stupirsi. Eva e Adamo che hanno dato nomi alle cose originarie. Questo vuol dire stupirsi della realtà. Come se la realtà fosse appena nata, no? Il bambino perché si stupisce? Scusate, si stupisce di tutto, guarda tutto con stupore, perché è la prima volta che appunto la guarda. Dietro la vita di un bambino, grazie, c'è il nulla. C'è il nulla, oltre che qualche scrofa di turno. Allora, appunto ripetiamo, poi appunto ripetiamo, c'era cioè, l'unito era questo. Allora, poi come su uno schermo si accamperanno d'Egitto alberi, casi e colli per l'inganno consueto. Ma attenzione ragazzi, un po' di attenzione, parla dell'inganno consueto. Qual è stato l'inganno? Qual è stato l'inganno? L'inganno è quello, ovviamente ci sono anche i simboli in questa classe, l'inganno è consueto, è quello di pensare che quella realtà fosse reale. Cioè, cosa hai detto, prof? L'inganno consueto per noi è pensare che la realtà sia soltanto reale, che non ci sia nulla prima di questa realtà. Che la realtà sia talmente, come dire, ordinaria e quotidiana, come se noi l'avessimo sempre vissuta dall'eternità. Quella casa è sempre stata quella casa, quell'albero è sempre stato quell'albero, ma 100 anni fa quell'albero, quella casa per noi cos'era? Il nulla. Nulla. L'esperienza del nulla ti fa rivivere la realtà come fosse la prima volta. Questa è l'esperienza, con questa parolaccia che dico, metafisica o mistica di una realtà che si rinnova perché tu percepisci il nulla, tu percepisci l'assenza. Se appunto voi volete vedere un professore che si rinnova, praticamente deve uscire da questa classe, appunto vedete l'assenza e poi rivedete la presenza. È una bella presenza, comunque chiudo un attimo la porta. Ecco. Avete capito cosa vuol dire per scomparire la realtà e poi ricomparire? Allora, lui dice, un giorno, in un mattino di vetro, io vedrò compirsi il miracolo è che tutto quello che ti circonda non c'è più. Sapete un po' quei giochi dei bambini, no? I bambini cosa fanno? Non c'è più. Sapete un po' quei giochi dei bambini, no? I bambini cosa fanno? Giocano soprattutto all'assenza e alla presenza. Quante volte praticamente avete visto il bambino, voi stessi che vi divertivate perché il genitore vi faceva il famoso gioco del Totò, Totò, Siamo Totò, bussette. Bubusette, anche Uototo. Allora, è chiaro che questo gioco dell'assenza, sono troppo alto, e della presenza è lo stesso gioco mistico e metafisico di Montale. L'assenza mette in luce, non è una battuta, l'assenza mette in luce il valore sorgivo, scusate, della presenza. Chiaro?
ciò che tu vedi per la prima volta. Spero che sia chiaro il concetto, perché non è chiaro neanche ai miei alunni di 18 anni, per cui devo spiegarlo. Ecco, ma sarà troppo tardi. Perché la realtà è ingannevole? Perché noi siamo dentro il quotidiano, dentro l'ordinario, dentro le cose che si ripetono, e pensiamo che le cose si ripetano da sempre. Ma quando le cose sono belle? Quando non si ripetono? E quando si rinnovano? Quando sono viste, sentite, fiutate, odorate, toccate, l'altro senso, gustate per la prima volta. La prima volta. La prima volta non si scorda mai. La prima volta. La prima volta vuol dire un'esperienza nuova, originaria, quella dei bambini. Dovremmo recuperare quindi l'innocenza, lo diceva già Pascoli, dell'esperienza sorgiva del bambino. E finiamo con questa poesia. Ma sarà troppo tardi e io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Bellissimo. Io a questo punto, dopo aver avuto l'esperienza del nulla, dell'angoscia originaria, del nulla che c'è stato prima di noi, ragazzi, noi veniamo dal nulla, no? Veniamo dal nulla, no? E purtroppo, secondo alcuni, torneremo nel nulla. Allora, io se faccio l'esperienza del nulla, naturalmente dice, sarà troppo tardi per prendere sul serio questa realtà. Che è soltanto un inganno, è un inganno, noi veniamo dal nulla, no? Veniamo dal nulla, no? E purtroppo, secondo alcuni, torneremo nel nulla. Allora, io se faccio l'esperienza del nulla, naturalmente dice, sarà troppo tardi per prendere sul serio questa realtà, che è soltanto un inganno, è un inganno, anche perché la vita è breve, la vita è fatta di immagini fuggevoli nel tempo. Ecco, io me ne andrò, dice, tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Il segreto? È che ormai ho capito il valore di nulla che c'è dietro la realtà, il valore di inganno che c'è dietro la realtà, ma soprattutto dice tra gli uomini che non si voltano. Chi sono gli uomini che non si voltano? Lui si è voltato e ha visto nulla, poi ha visto riaccamparsi le cose come se sorgessero la prima volta. Ma chi sono gli uomini che non si voltano? Sono quelli che, come dicevo l'altra volta, non guardano neanche la loro ombra, gli indifferenti, quelli che non si pongono domande, superficiali, quelli che non si stupiscono. E se non si stupiscono sono stupidi, questo lo dico io, eh. E tra l'altro la stessa radice, stupesco, in latino, vuol dire stupire, appunto, vuol dire avere stupore, ma stup è la stessa radice di stupido. In fondo chi è lo stupido? È quello che si stupisce di tutto. Lo stupido. Ma il bambino che appare stupido, poi non è stupido, è curioso. Brava Bertina. Allora, quindi è curioso, non si fanno nomi. Appunto, è chiaro. Quindi io me ne andrò tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Qual è il segreto? Dovrei chiederlo a voi, ma non posso far sentire le vostre voci. Il segreto è quello che dietro la realtà c'è il nulla. E che quindi praticamente tutta questa realtà è un inganno, ma adesso lo so, dopo aver avuto questo terrore da ubriaco rispetto al nulla, lo so che la realtà è un inganno, lo so che la realtà è appunto un inganno, e io sono costretto ad andare troppo avanti, cioè sarà un po' troppo tardi per accorgermi che la realtà non è quella che si vede, se è quella che si percepisce attraverso un qualcosa che è al di là dei sensi. Dei cinque sensi. La realtà non è quella che si vede. Probabilmente qualcuno dice noi stiamo vivendo una sorta di sogno, stiamo sognando, forse da questo momento ad andare troppo avanti, cioè sarà un po' troppo tardi per accorgermi che la realtà non è quella che si vede, se è quella che si percepisce attraverso un qualcosa che è al di là dei sensi, dei cinque sensi. La realtà non è quella che si vede. Probabilmente qualcuno dice noi stiamo vivendo una sorta di sogno, stiamo sognando, forse in questo momento state sognando di stare in classe col professor Caracci, tra poco vi svegliate. E quindi tutto potrebbe essere anche appunto un sogno, tutto potrebbe essere un inganno. Allora in questo momento scompare tutto, vi svegliate e avete appunto immaginato che il professor Caracci vi stava facendo questo discorso. E poi ritornate nella realtà. La realtà dopo il nulla è una realtà nuova e rinnovata. Questa è la poesia epifanica di Montale. Cosa vuol dire epifanica? Cioè, la manifestazione di qualcosa che è un segreto, che è una realtà diversa rispetto alla realtà. In fondo per metafisico, ragazzi, voi non fate ancora filosofia, vuol dire metafisica, ma vuol dire anche oltre le cose fisiche, sostanzialmente. Cioè la realtà metafisica, la realtà che va oltre questo banco, oltre questa mia mano, è la realtà che non si percepisce con i sensi, lo capite? E i sensi sono cinque, si parla di realtà metafisica.
Questa realtà di cui parla Montale è una realtà che lui non percepisce con i sensi, la percepisce con che cosa? Con quello si potrebbe dire un'intuizione, un sesto senso, un famoso sesto senso. È il sesto senso che ci rapporta a nulla, chiaro? Voi siete fatti di cose, cioè voi avete davanti cose e persone concrete, avete me, questo banco, questa luce, il panorama, avete. Ma sostanzialmente dietro queste cose che si vedono c'è un'altra realtà o no? C'è un'altra, ecco, secondo Montale sì, c'è un'altra realtà che non si vede. Allora, se noi partiamo dalla realtà che non si vede, signori, possiamo più apprezzare la realtà che si vede. Chiaro? Un applauso, ma grazie. Poi ti ha messo